meraviglia e oh mio Dio, sono, cioè vi giuro, sono emozionatissima nel dirvi questa cosa. Ok, cioè devo stare calma sicuramente. Scusate se state catapultati in questa follia, però adesso mi spiegherò meglio. Allora, è da un po' di tempo che vi dico che stavo lavorando a un progetto e voi dicevate, dici cos'è? Io dico, non ancora, tempo debito, bla bla. Finalmente il tempo è arrivato. Pure Alaska è molto felice del mio progetto. Oh, la mia bambina. Una ASMR Alaska. A parte Alaska, passiamo al sodo. Venerdì 21 settembre 2018 a Roma ci sarà Brainstorm, la mia esposizione artistica creata totalmente dalle mie mani e da quelle dei miei collaboratori. Vi spiego bene. L'esposizione aprirà 21 settembre dalle ore 12, è un venerdì, e si terrà da Sido in via Oderisi da Gubbio 13B. Praticamente è su Viale Marconi, quindi la zona è Marconi, a Roma ovviamente. Ci sarà questa esposizione a cui ho lavorato per mesi e mesi e ovviamente voglio assolutamente rendervi partecipi di tutto ciò, visto che a Milano mi ha fatto un sacco piacere comunque vedervi tutti, sentire cosa ne pensavate, incontrarvi e vedervi tutti alla mia mostra. Cioè, io sono contenta. Ovviamente l'entrata è gratuita, quindi non si paga l'entrata. All'interno saranno in vendita delle stampe e dei poster. Ho visto che a Milano mi sono piaciuti un sacco questa cosa dei poster, quindi l'ho riproposta pure a Roma. E un'altra cosa fighissima che ci sarà, ragazzi, cioè, ovviamente questo spazio Sido è anche uno studio di tatuaggi, ovvero Nautica Tattoo. E visto che comunque appunto c'è questo studio di tatuaggi all'interno di questo spazio, abbiamo deciso di tenere aperto lo studio e sarà possibile fare in esclusiva dei flash disegnati da me. Cioè, voi potete fare veramente un tatuaggio, voi potete scegliere da dei flash che io ho disegnato, ovviamente a pagamento e ovviamente solo maggiorenni, perché comunque sono tatuaggi, quindi i minorenni, se non accompagnati da tutti e due i genitori, non possono farselo. Non so quanta gente lo farà, però adoro. E poi sì, ci sono tutti i poster e tutte le stampe. E poi ci saranno varie installazioni top secret ancora. Cioè, perché il punto è che la mostra che ho fatto a Milano, diciamo, era dentro una galleria, quindi era una cosa un po' più seria, avevo delle regole da rispettare. Cioè, non potevo fare come mi pareva, no? Non ho allestito io, c'erano anche altre cose in galleria. Ero stata aiutata comunque dal curatore e tutte queste cose qui. Invece che stavolta, cioè, ho dovuto fare tutto io, cioè lo sto ancora facendo, infatti sto sbroccando, però cioè questa volta sono io e i miei amici, stiamo organizzando questa esposizione gigante. Sarà un'esperienza, perché sarà tutto, raga, non posso anticiparvi niente, ma sarà una figata. Abbiamo fatto tutto noi, compresa la locandina, le grafiche, la sponsorizzazione, il lavoro vero e proprio, creare le opere, attaccare i chiodi, cioè, però sarà una figata, ragazzi. Cioè, veramente, io vi giuro, non vedo l'ora di vederlo finito. E infatti sto fremendo e mi dispiace che magari in questi giorni non ci saranno dei video, cioè non so quanti video farò, però insomma, capitemi, sto facendo il sogno di una vita, cioè nel senso anche tipo a livello curatoriale, non, nessun curatore, io sono la curatrice di me stessa. Questa esposizione, questa mostra deve essere come lo dico io. Madonna, madonna, infatti voglio assolutamente che veniate tutti, non mi frega di dove siete, alzate il culo e venite. No, scherzo, ovviamente con le buone, me lo dico, da solo non ci vuoi andare, rompi i coglioni a tua madre, mamma, vuoi andare alla mostra di Lilli Meraviglia? E lei dice sì, ti ci porto. No, vabbè, a parte gli scherzi, spero di avere un supporto da parte vostra. Comunque c'è, in questa esposizione c'è anche una rappresentazione di me, cioè comunque come esprimo la mia arte qui su YouTube, l'ho fatto anche lì, cioè non so, raga, sono fomentatissima. Venerdì 21 settembre dalle 12, dopo scuola, raga, finito venerdì festa, andiamo da Lilli Meraviglia, da Sido in via Oderisi da Gubbio 13B a Viale Marconi. L'entrata è gratuita, dentro potete acquistare dei poster fighissimi. Fatemi sapere cosa ne pensate, cioè, perché vi, cioè, ci sto lavorando un sacco. Cioè, la cosa appunto che mi piace è che siamo stati noi giovani a crearlo da soli. Io sto impazzendo. Domani devo andare a comprare 25 cornici da Leroy Merlin. Sono andata a stampare, cioè sto facendo tutto io. Infatti ultimamente forse mi avete visto un po' sbroccata, cioè più del solito. Però raga, niente, scusate, non so quanto sto parlando, ma perché sono emozionata, cioè non lo so, cioè comunque una soddisfazione. Cioè, non ho mai fatto niente del genere nella vita. Come vi ho detto, la mostra a Milano l'ho fatta, cioè è stata bellissima, nulla da dire a quella mostra, però non ho avuto il controllo su tutto, cioè il muro non è che lo potevo dipingere, capito? Invece qui mi hanno detto fai quello che ti pare e io, raga, ho fatto quello che mi pare. Questa, come vi ho già detto, non sarà una mostra, sarà un'esperienza. Voi entrerete lì e vivrete l'esperienza. E quindi niente, vi aspetto
fatto in più che potete portare i vostri parenti, i vostri zii, i vostri amici, tutti. Allora ci vediamo il 21. Sì, che bello conoscervi ragazzi, i miei ragazzi. Alaski, che fai? Giochi? Oh, oh. Oh. Quindi niente, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere soprattutto se venite. Niente, ci vediamo il 21. Spero che questo video vi sia piaciuto e ciao.